Ciao ragazzi, bentornati su Sekiro. Io sono io Marcio e andiamo avanti in questo 22esimo episodio. 22esimo episodio. Allora, ci eravamo fermati qua a leggere questa scrittura qui. Però ero curioso anche di vedere un po' quest'area sotto che abbiamo ripulito abbastanza bene, parrebbe. Però sarà che da qua si può anche risalire. Andiamo nella parte in cui abbiamo combattuto i due moribondi. Ok, abbiamo un altro falò, un altro idolo. Ma dai, vicino una gabbia. Che ansia, ragazzi, che ansia. Sì, va bene, io però non riposerei adesso. Allora a sto punto andiamo dall'altra parte, perché qualcosa mi significa. E ho paura che sia boss quel qualcosa. Però se lo è, lo è. Aspettate, c'è uno schifo. Cosa mi danno quelli? Niente. Tra l'altro, lo sentirete un po', forse è partito un allarme da qualche casa. Sì. E ogni tanto qua partono gli allarmi, spesso anche per niente, ma vabbè. Ok, piano piano piano, piano tutto. Quest'area è enorme. E quel tizio. Quel tizio. Mi sta. Ecco. Ecco, no. Non ho capita sta cosa. Ok, bene. No, vabbè, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ok, un altro di agente calmante, quindi quello viola ci farà andare giù da pazzi male proprio. Quindi tipo lo mettiamo l'agente calmante, ecco. Appunto. Credo sia quello, insomma, si va per colori da quel che ho capito. Oh, ci sta lanciando delle palle grandi. Sono delle facce. Sono delle facce. Cazzo, ragazzi, ma quante ne stanno lanciando? Ne stanno lanciando una quantità industriale. Ignorami, bello, dai. Sono verso di me, vero quello? Sferami V dell'anima e va bene. Ok, quello è il boss. Va bene. Va bene, abbiamo tre fiasche. Non so. Potremmo anche provare, secondo me, sì. Sì, la facciamo così. Vediamo, dai, vediamo un po'. Prima di proseguire nell'area principale di quel castello in cui mi, insomma, ho visto si saliva, che direi è la parte che mi interessa di più per ora, però vanno fatte anche queste cose qua, prima me le tolgo dalle scatole, meglio è. Qua, acquista emblemi. Quanti ne possiamo prendere? Due, 20 monetine, vabbè. Che tristezza. Quanti ne abbiamo tutto? No? Com'è che si vede? Da qua, vero? Sì, 128, sì, ci sta. Ci sta. Tra l'altro questa parte non abbiamo neanche guardato. E raccogliamo ferro di recupero molto bene. Ah, qua si nuota. Chi c'è che ci ha visto? Sta una brutta bestia in acqua, ragazzi. Non lo metto in dubbio, potrebbe essere. Cos'è? È un pescione! Però non mi fa attaccare, ragazzi. È un pescione! Non si fa prendere però, eh. Vieni qua. Ok, l'abbiamo ucciso. Non danno niente, sono inutili. Non servono a niente sti pesci.
Davvero non danno niente, che tristezza. Qua c'è un sacco di roba. Ok, confetta di chi se ne frega. Aspettate. Prima che facciamo una cavolata, ok. Mori. E muori due. Chi ci ha visto? Sì, tu, vabbè. Ma dai, si possono parare i colpi così. Bellissima sta cosa. Un po' trash, un po'. Cioè, una cosa che potrebbe fare Sylvester Stallone, eh? Non noi. Polvere da sparo nera, ok. Agente calmante ancora, quindi ce lo stanno dicendo proprio. Quello è. C'è. Lo devi fare. Lo devi usare. Ah, siamo saliti sopra. Proviamo a nuotare ancora un po' in avanti. Vediamo cosa succede. Dammi la vita, grazie. Quanto è utile quell'abilità, ragazzi, non avete idea. C'è un altro di quei pesci che però davvero non danno niente, danno anche pochissimo. Abbiamo 3 punti esperienza. Ok, prima di andare al boss li dovremmo usare. Decisamente. E qui? Basta, quel pesce come fa ancora a vedermi? Qua si sta sbloccando qualcosa, ragazzi. Ragazzi. Cosa stiamo trovando? Il marchingegno non si muove. Invece. Potrebbe essere un ascensore. Infatti. Lo voglio fare, scusate. E quindi? Da dentro e poi da fuori, giustamente. Cioè, anzi, da fuori e poi da dentro, o viceversa. Se lo vuoi far risalire o scendere mentre sei dentro. Oh, siamo nel castello, ragazzi. Tra l'altro siamo. Io? Guarda qui. Ammira l'immagine dell'illuminato. Quella? No, ragazzi, è un altro posto questo. Quelli del Tempio Senpo si sono allontanati dagli insegnamenti del Buddha. Hanno abbandonato la fede, sedotti dalla ricerca dell'immortalità. Tocca a noi, invece. Ho il sacco da box. Se ti cattureranno, nessuno può dire che cosa ne sarà di te. Faresti meglio a tornare per la tua strada. Siamo sicuri che Lupo la veda bene sta cosa? Comunque, Così vicino, minchia. non ti impedirò di entrare. Se sei qua, se lo fai, ti prego. Procedi con cautela. Non ti impedirò di entrare. Se ma se lo. Ok, quindi sto qua è nuovo. Ho capito. Vedo che hai deciso di proseguire. Sì, ovvio. Pregheremo per te. Vabbè, pregheremo per te. Prega, prega. Scusate ragazzi, sto gioco proprio mi fa fare gacin. Sì, ma ho già trovato. Mi fa proprio venire la voglia di andare avanti appena trovo una cosa nuova. Ecco, dai. Dai, quanto è bella. Guardate che figata, ragazzi. Che figata, incredibile. È la prima volta che abbiamo un'area così verde, mi sa, eh. Almeno la prima volta con me. C'è roba, ragazzi, c'è tanta roba da fare, cazzo. Tanta. Tanta roba da fare. Allora, di là dove siamo arrivati? Voglio proseguire, scusate. Ce la posso fare.
Non voglio andare a fare il boss, voglio andare qua e mi piace di più. È più bello qua, più bello, più chiaro. Aia. Vorrei, posso tornarci? Sì. Grazie. Giusto per avere un attimo una visuale giusta. C'è uno stendardo appeso. Ah, un aquilone! È della ragazza? Questo bambino, questa bambina che parla, a volte non distingue bambini e bambine. Lei parlava da qua, eh. L'ha proprio legato. Ferro di recupero, ragazzi, stiamo ottenendo una marea di materiali da potenziamento, tantissimi, tantissimi. Non abbastanza ancora, però. Ne stiamo ottenendo. È uno dei brutti? Sì. Mi hanno lasciato qui. Ma no. Dove siete andati tutti? Perché avete abbandonato Kotaro? E adesso cosa faccio? Perché piangi? Se ne sono andati tutti, sono solo. Oh, Tutti chi? sei un Tutti. incubo. Chi? Girano, girano i fiori bianchi e rossi. Solo un fiore è bianco e puro. Non trovo il fiore bianco e puro. Cosa? La testa! Che male! Mi spiace! Non ho idea di cosa sto dicendo! Devo trovare il fiore bianco e puro! Allora, intanto mi stai guardando in una maniera che è. Devo dove? Ok. Cosa? Cosa? Uno dei panzoni abbiamo trovato e ci parla pure. Cioè, cosa stiamo parlando? Allora, te che penso sei? Ah! Ah, sono un po' più antipatici questi nemici, devo dire. Da quel che pare. Qua? Niente. Qui? Secondo me si muore, guardate che roba, ragazzi. Assurdo. Ui, topi! Confetto Gacin, è ok. Spirito, se si fa scoppiare mentre si prega, chi viene bagnato per un'oletà di ottenere emblemi spiritici per un periodo di tempo. Carino. Questo pallone comunica il lutto per i defunti, girandole rosse e bianche. Sono fette di segno di rimembranza, ok. Le piccole tumori. Ok, qua abbiamo le girandoline. Cioè le girandoline le fai volare l'aquilone. È un po' da paura questa immagine, eh. Non vorrei dire. Ah, torna indietro. Quindi se non fai niente, torna indietro. Chissà se servirà mai a qualcosa, voglio riprovare un attimo. Non accade nulla, vero?
con che convinzione, lupo, tra l'altro. E lo lascio andare. Di qua? Di qua niente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Devi trovare il fiore bianco e puro, fiore bianco e puro. Ok, là c'è un altro di quei monaci. Sono più difficili di quel che pensavo, però instant. Muori anche tu. Non importa quanto preghi. Questa cosa non la dovevo dire. Qua è pieno di piante, quindi lo stealth si può fare. Ok, là c'è uno con un'arma, effettivamente. Quindi prima lo neutralizziamo. Ok, si può fare anche da qua, molto bene. Sono altri quelli. Sì, ok, quindi sono i nemici base. Ho capito. Però. Ah, ce ne sono ben tre lì, d'accordo. Allora, vediamo un attimo quest'area qui, un secondo. Anche da qua sopra, così. Non c'è nulla, però, direi. No, non parrebbe. È pieno di nemici. Situazione brutta. Ok, maledizione. Parano. Non gli fanno niente. Non gli fanno niente, ragazzi. Allora, gli devo spezzare la guardia tantissimo a questi. Ah. Ok, questa è una maniera. Alla faccia dei danni, eh. Muori. Cazzo, situazione brutta, eh? Situazione spiacevole. Ok, maledizione. Al mio range, che non so. Oh, ci hanno fatto. Si scappa di qua, allora ci si cura. Questi fanno molto male, ragazzi. Ok, muori, maledizione. Tosti, tosti questi, eh. Ma che bravo che sei, però. Molto bravo, complimenti. Vi hanno migliorati. Ok, però non credo sapete che li abbiamo seccati tutti qua. Maledizione. Sì. Quanto erano nascosti. Ok. Quindi te ne vai all'inferno subito. So, c'ho sta malsana voglia di darti fuoco. Muori. Ok, con gli attacchi schivata. Te non la fa, non la fa. Non fa l'esecuzione, maledizione. Che antipatico che sei. Però danno parecchia esperienza. Oh, li abbiamo seccati tutti? Non male, non male, devo dire assolutamente. Vabbè, sperami pure gli averi. Oh, segretino! Sì, borsa non leggero, nulla di che, ma 100 monete.
sì. Ah, è una maniera per fare tutta quest'area stealth. Visto. Non mi state vedendo. Però certo, sono scemi, per essere tipo dei guardiani questi. Ah, una presa. Ok, non fa malissimo comunque. E dammi la vita. Allora, 4 punti abbiamo. Ah, bisognerebbe usarli perché non sono pochi. Allora, a costo di sembrare ridicolo, io voglio prendere quello con la lancia, che è quello rompipalle. Eccolo. E te muori così. Si sono abbastanza facili, abbiamo recuperato tutta la vita. Soldi. 70. Pugno di fuliggine. Qua non. Oh. Oh. Drop. Compresse, ottimo. Quest'area è molto bella, visivamente è bellina. I nemici sono fighi. Che bello. Tanto mi sto divertendo sto gioco. A volte è tipo la telecamera, però. Non mi lamento troppo, è linea di massima, devo dire. Ottimo, questi fanno piacere. Oh, drop. Proteggevano questi tre. Borsello. Polvere. Ok. Stavo sperando fossero tre borselli. Così, proprio. Ah, tra l'altro tre di polvere. Uno ce ne ha dato due. Ok, non sembrerebbe esserci altro. Quindi possiamo andare avanti e sperare in questo momento in un idolo per riposarci, direi. Siamo un po' a corto di fiaschette. Ok, questi qua no. Ok, non è brutto ucciderli come le formiche, cioè come le zanzarine in Dark Souls. Quelle cose brutte là. Danno anche 15 di esperienza e niente. È davvero nulla. Sì, non sono pericolosissime, ecco, adesso non ora almeno, poi penso che se ce le becchiamo in gruppi grossi potrebbero dare dei problemi. Qua non abbiamo niente, vero? Non c'è neanche un'esamina o una cosa del genere. Mi era comparsa una X. Era un accostarsi al muro, vero? Sì, infatti. Ok, niente. Sono di sopra questi cockroach, questi scarafaggi. Mori. 5 punti abilità, raga. Tanti, tanti, tanti. Au. Quest'area è piena di nemici, ragazzi. No, no, no. Dimmi che solo tu. No. Asha. Migliore amica dell'uomo. Ai, 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 fatti i cazzi tuoi. Un po' di vita, molto bene. Ok, due. Il bello è che c'è l'hyper armor, quindi. Oh! Oh, abbiamo finito. Mi sono curato per sbaglio. Ah, merda, merda. Abbiamo solo sta barra di vita, ne avevamo due. Cazzo.
quello è finto. Tu vabbè, muori così. Oh, sarà la cosa più figa del mondo questa qua. E beh. Frammento, va bene. Confetto di Goku. Che non è vero, non c'entra, credo c'entri niente di Goku. Maledizione, abbiamo consumato quella fiaschetta per sbaglio. Ignorami, ignorami, ignorami. Non venire di qua, devi girarti, vecchio. Purtroppo a me hanno dato il cervello. Ok, questo qua muore in questa maniera. E penso fosse una specie di evocatore in ogni caso. Oggetto. Ammasso di adipe. Ok, sì. Grumi di materiale cerroso che si formano nel corpo di rare, in rare circostanze, usati per potenziamenti occulti intermedi superiori per gli strumenti. Ok, potenziamenti elementali. Oh, attenzione, c'è anche questo, però si sblocca tutto molto in avanti, molto progressivo il gioco. Ah. Lei? Oh, i frutti del Ah, no, è serpente. quella. Sì, ce ne sono di due tipi. Uno è fresco, l'altro è essiccato. È proprio là. Quello fresco è laggiù, oltre la rupe, nella galleria. È là che lo troverai. Frutta fresca. Di cosa parli? Ehi. C'è qualcosa che ti turba? Riso, per me di meglio non c'è. Riso, sì. Se ti preoccupa qualcosa, il riso è la miglior cosa. Ok, va bene, sono un po' Hai inquietata. il riso? Va bene, non capisco. Stai mettendo in difficoltà, vecchia. Ma davvero non mi vuoi dare neanche un falò, un fiammifero? So. Polvere antidoto. Ok, l'altro era la crocetta. E vabbè. Ma visto l'altro, giustamente. Come mi raggiungi te, eh? Eh? Tu sei un arciere, sei una cosa brutta. Ok, è solo un nemico grosso. È molto bravo. Ok, però io non sono in condizione di combattere questo tizio. Quindi penso che aspetterò e gli farò uno stealth. Solo così concluderemo l'episodio, raga. Capito? Dai, che belle le foglie, guardate che roba. Sì, non che siano fatte in maniera particolare, però sono belle, ragazzi, niente da dire. Cioè, sono fatte bene, molto
atmosferico, è una gran figata. Sì, c'è niente da dire. Chi mi hai visto? Ma dai! Ragazzi, ma quanti ce ne sono di quelli? Ti prego. Coso. Possiamo anche farlo, è un episodio un po' più lungo una volta, non importa. Alla fine abbiamo fatto un po' di robe, questo episodio qui. Allora, 15 ce n'è più di uno, eh? Ho capito. Però vorrei almeno ucciderlo. Uno dei due, uno dei due. Appena ti dimentichi, che bello. No, no. Che lui mi vede. Tu devi morire, ok. Confetto di ungo, va bene. Ah, dai. Allora, entro oggi noi ce la possiamo fare. Uno. Bene. Numero due, dove sei? Che io davvero non posso combatterli in questo momento, so che è una cosa abbastanza vigliacca, ma. Confetto Gaccino, va bene. Che lì mi ha visto, vero? Merda. Quanto mi dai? Voglio tantissimo. 52. Non è male. Ritiriamoci. Eccolo, là. Ragazzi. Ragazzi, è un quadro. Ok, è un quadro. Sono esagerato. Va bene, è un quadro però. Ragazzi, è un quadro, guarda che cos'è. Che cos'è, ragazzi? Che cos'è? È bellissimo, ragazzi, è bellissimo. E tra l'altro, screenshot proprio repentino, anche così. Ragazzi, è bellissimo. Peccato per il cavolo di. Per la cavolo di icona, ma non possiamo stare qui a perdere tempo per fare i fotografi. Cioè, guardate ragazzi, che cos'è? Che cos'è? Cos'è? È bellissimo. Cioè, visivamente, ragazzi, è artistico, non c'è niente da fare, è artistico. Quanto ghiotta questa cosa. Bene, ci siamo. Maledetti nemici. 1000 monete abbiamo, eh. Siamo attenti a non perderle, infatti, dovremmo cercare di non morire. Siamo ancora morti in questo episodio, vero? È una roba incredibile. Bisogna risolvere. Ok. Vedi, questa qui è la maniera migliore per rischiare, come ben potete vedere. Ok, siamo a 34 minuti oggi. Porta invisibile, scusa. Qualcosa non me la racconta giusta in sta porta. Falò! Oh, non potevamo concludere meglio questo episodio, è tanta roba, ragazzi. Per me, almeno per me. Riposiamo. Riposiamo e come ultima cosa acquisiamo abilità. Cosa acquisiamo però? Perché questa cosa qua a me interessa relativamente, non è che mi interessi così tanto, ne abbiamo tre, possiamo sbloccare due abilità, però potremmo anche andare su queste. Tipo fendente inseguitore, attacco col rampino, è curioso come cosa. E ste qua mi hanno detto che sono molto buone. Sì, io andrei su questa, ragazzi. Dai. E poi avremo i potenziamenti, giusto?
Aumenta il danno alla postura nemica. Ok, da qualche secondo, per qualche secondo dopo una deviazione. Lo stile Shin è profondamente radicato nell'influire delle acque della sorgente. Gli Shin ritengono. Vabbè, ok. Carpa ascendente. Sono entrambe carpa ascendente. Ok. Aumenta il danno inferto alla postura quando completi una deviazione. Ok, quindi potenziano certe cose che fai, quindi il danno alla postura su certi attacchi sono utilissimi. Utilissimi, molto utili davvero. Così allora a sto punto ne sblocchiamo uno di questi. Facciamo attacco con rampino e sono un bambino contento. Possiamo migliorare niente? No, però come ultima cosa possiamo andare ad aumentare. Possiamo andare ad aumentare gli usi di fiaschetta dalla tipa con il nostro seme di zucca che abbiamo ottenuto. Sono felice. E abbiamo 5 fiaschette, che non è Adesci a lei, affatto spero male. che Abbiamo anche un sacco di soldi, quindi dovremmo addio. usarli, ma ci penseremo nel prossimo episodio. Per oggi, ragazzi, ci lasciamo qua. Tanta roba quello che abbiamo visto. Davvero, questo gioco ha in serbo sorprese in maniera non stop. E ci becchiamo al prossimo, ragazzi. Ciao.